Ciao a tutti ragazzi, eccoci qua con un nuovo video. Come vedete sono nella mia Reptil Room. Perché? Perché tratteremo un video particolare, nel senso che di solito io spiego la vita degli animali e filmo gli animali. Oggi invece spiegheremo come si filmano gli animali. Quella che vedete qui in mano è una GoPro Hero 8 Black e stiamo filmando con la GoPro Hero 9 Black. Adesso io vi spiegherò praticamente i settaggi per riuscire a filmare al meglio i vostri animali. Intendo tutti. Vuol dire che possiamo filmare dal semplice cane e gatto o animali in movimento come pesci, come uccelli che volando si muovono molto velocemente, e useremo come diciamo modelli, se così si può dire, il nostro tegu argentino che è Brunilde, la nostra Ella, la nostra anaconda, e per fare i macro, diciamo, comunque le scene, quelle molto ravvicinate, utilizzeremo una delle nostre migali, delle nostre tarantole. E vi farò vedere le differenze, i pro e contro della GoPro. Per me la GoPro è uno strumento molto importante e utile per filmare qualsiasi cosa. Vi spiego subito il perché. Perché nascendo come un action cam, quindi una telecamera per sport, innanzitutto la potete infilare ovunque, in acqua, in tasca e anche addosso agli animali, che se prendesse dei colpi assolutamente queste camere non si rompono. Per di più sono create per filmare ad alta velocità, quindi con tante vibrazioni, proprio perché esiste uno stabilizzatore interno che si chiama l'HyperSmooth 2.0 nella GoPro Hero 8 e il 3.0 che è stato migliorato nella GoPro Hero 9 Black, e poi ha anche l'allineamento dell'orizzonte, vi vado a spiegare dopo che cos'è, cosa significa. Poi andremo a toccare i settaggi della risoluzione, dei frame, per se vogliamo uno slow motion, e come muovere la camera per ottenere immagini stupende. Quindi adesso vi spiegherò tutto, andiamo, sigla. Innanzitutto accendiamo la nostra GoPro, in questo caso accendiamo la nostra GoPro Hero 8. Vedete che si accende direttamente, ho tolto qualsiasi impostazione che riguardava i beep perché sono comunque fastidiosi, quindi anche se schiaccio play, la spengo, la accendo, non fa quel beep della GoPro ogni volta che la si muove. Ora vi faccio vedere che ha le impostazioni. Allora, la GoPro Hero 8 Black innanzitutto arriva al massimo a 4K, mentre la Hero 9 Black arriva a 5K. È la risoluzione di grandezza dell'immagine, ovviamente la migliore è 5K sulla GoPro Hero 9, ma anche il 4K sulla GoPro Hero 8 è perfetta perché stiamo parlando di Ultra HD. Ora poi andiamo a parlare dei frame. I frame ovviamente possono essere 25 frame se non dobbiamo fare lo slow motion. I frame sono praticamente la quantità di immagini al secondo, quindi cosa vuol dire? 25 frame sono 25 immagini al secondo, che sono diciamo la quantità giusta che oltretutto percepisce naturalmente il nostro occhio, quindi non viene sforzato, l'immagine sembra fluida, sembra molto reale. Io infatti, se non devo fare slow motion, le mie impostazioni sulla 8 e la 9 sono 4K 25 frame o nella 9 5K 25 frame. Inoltre ci sono delle impostazioni avanzate che vanno toccate in base alla giornata. Cosa significa? Oggi parliamo solamente del chiuso, quindi ovviamente più noi alziamo la quantità di frame per fare anche uno slow motion, più si oscura l'immagine. Noi quindi dobbiamo andare sulle impostazioni e andare a lavorare direttamente anche sul ISO. Ok? L'ISO minimo è 100, di solito io imposto, l'ISO massimo imposto tra i 200 e i 400. Vi spiego subito perché. Le GoPro essendo camere molto piccole, il sensore è veramente piccolissimo. Quindi se noi saliamo sopra gli 800/1600 avremo un disturbo d'immagine, che sono dei puntini, dei pixelini che si vedono, che danno molto fastidio perché hanno rovinato il nostro video.
e ovviamente l'ISO massimo più sale e più l'immagine si schiarisce. Quindi cosa significa? Che se io alzo i frame, cerco di compensare l'oscurità che crea il maggior numero di frame e quindi vado ad alzare finché posso senza rovinare l'immagine l'ISO. L'altra cosa che bisogna andare a impostare sulla nostra GoPro, innanzitutto, è il bilanciamento del bianco. Perché? Perché se il bilanciamento del bianco noi lo facciamo alzare a 5000, 5500, l'immagine sarà molto più gialla perché aumenta la temperatura, e questo è ideale in realtà per l'esterno. Poi parleremo in un altro video dell'esterno perché è molto complicato e molto importante settare la camera in ambienti diversi. Oggi ci interessa la nostra Reptil Room perché andremo a testare i nostri animali al chiuso. Quindi noi andremo a impostare ovviamente il bilanciamento del bianco sotto l'automatico, quindi andremo tra i 3500 e i 4000 in modo che abbiamo un'immagine di un colore più freddo. L'altra impostazione che ci dà molto importante GoPro ci dà l'opportunità di scegliere il colore. Ovviamente se noi scegliamo così come è impostata adesso un colore GoPro, è un'immagine con dei colori molto vivi e devo essere sincero, però, se la luce, cioè se il set della camera è impostato bene, ovviamente io in post-produzione ritocco il meno possibile il video e GoPro mi dà dei colori molto vivi e sono molto equilibrati. Quindi io spesso lascio la colorazione, la modalità GoPro, mentre se io voglio l'altra opzione, che è l'opzione piatto. Scusate, avremo quindi una colorazione flat, una colorazione molto piatta, che sinceramente è molto bello se io devo creare una sensazione un po' più da cinema, però in post-produzione comunque devo leggermente alzare le saturazioni e tutte le varie impostazioni per riuscire a dare di nuovo vita a questa colorazione piatta. Quindi io molto spesso lo lascio su GoPro. L'altra impostazione importante è il bitrate. Voi dove leggete bitrate è la modalità di registrazione, la dovete impostare su alto, quindi alta qualità. L'otturatore dipende, io al chiuso lo lascio in automatico. Vi spiego perché. Se sbagliate a compensare, diciamo l'otturatore, di solito l'otturatore diciamo che deve essere il doppio dei frame. Se abbiamo 25 frame vuol dire che l'otturatore va da 50 frame in su, solo che l'immagine di nuovo qua si oscura e quindi cerco di lasciarla automatico, perché se siamo in una modalità di poca luce ecco lì che noi di nuovo il video è troppo scuro, abbiamo perso tutto, quindi il video non si può caricare. Poi la compensazione invece qua dove vedete comp V, che mette GoPro, e io la lascio su -1. Vi spiego subito perché. Alla GoPro gli piace esaltare i bianchi, le luci, e quindi se voi lo lasciate su 0, ecco lì che voi avete molte volte dove c'è tanta luce dei bianchi molto bruciati e non riuscite in post-produzione a recuperare l'immagine. Io la imposto tra -0,5 e -1. In questo caso, anche se sono al chiuso, è impostata su -1. Cosa significa? Che accento a meno i bianchi e io riesco a recuperare piuttosto quelle immagini un po' più scure, le vado a schiarire. Poi andiamo a vedere l'obiettivo, scegliete voi. Ovviamente la GoPro ha una lente grandangolo e quindi innanzitutto sulla GoPro Hero 9 avete anche una lente che fa un grandangolo, però bisogna comprarla a parte perché non la danno in dotazione quando voi comprate la nuova GoPro, e è veramente un grandangolo pazzesco, si può dire che arriva quasi a 180 gradi. Quindi se state filmando dei panorami o voi volete la vostra presenza insieme a quello che c'è tutto il resto dietro, diciamo che quella lente è bellissima. Se no, le impostazioni di base, quindi la lente che ha montato GoPro sia sulla 8 sulla 9, prevede il super view, l'ampio, il lineare e lo stretto. Addirittura sulla GoPro Hero 8 c'è il medio e lo stretto,
e sulla GoPro Hero 9 c'è il lineare e il lineare con orizzonte. Ecco, il lineare con l'orizzonte, praticamente la GoPro permette che se voi siete in movimento e quindi la GoPro fa questi movimenti qua, invece che vedersi il movimento della vostra mano mentre state filmando, si vede direttamente l'orizzonte sempre in linea, quindi diciamo che è molto stabilizzato. Inoltre, se voi avete attivato l'Hypersmooth, che è lo stabilizzatore, ovviamente l'immagine viene con l'orizzonte trattenuto in modo perfetto e in più l'immagine stabilizzata. L'Hypersmooth lo trovate subito appena voi aprite le impostazioni sulla vostra destra. L'Hypersmooth ha delle varie diciamo possibilità. Se voi siete tanto in movimento, quindi la camera la state montando su un cane, su un gatto, su un qualcosa che si muove veloce, ovviamente l'Hypersmooth va messo al massimo, mentre se voi siete con la camera statica, la camera ferma, voi spegnete completamente lo stabilizzatore, perché non vi serve siccome la camera non si sta muovendo. E oltretutto ricordatevi che comunque l'Hypersmooth, essendo uno stabilizzatore digitale, quindi all'interno della camera, quando voi vi muovete, se siete molto vicini a un soggetto, il soggetto viene sì ben definito, ma sembra quasi che c'è una leggera vibrazione nei colori che è, a me, è fastidiosa. Quindi se riesco cerco di usare l'Hypersmooth o off o addirittura al minimo, non mai al massimo, se no mi rovina poi l'immagine, perché se voi state facendo uno slow motion, quindi poi l'immagine viene riprodotta molto lenta e ci sono state vibrazioni per colpa dell'Hypersmooth, ecco lì che di nuovo voi avete rovinato l'intero video. Invece la risoluzione, la GoPro dà l'opportunità di avere già delle risoluzioni preimpostate, in modo che voi cliccate, avendolo già fatto da casa, e fate direttamente il video in base ai vostri set che avete registrato. Se no, in realtà andate sul primo tasto, quindi lo trovate sulla prima riga sulla sinistra, e potete scegliere, come vedete qua, non so se si vede bene, 4K, 2,7K, 1080, e poi andate a toccare i frame, che più sono e più riuscite a rallentare l'immagine. Diciamo che con uno slow motion, cioè con i frame impostati a 200 frame, voi riuscite a diminuire la velocità di 8 volte il video, e quindi viene veramente un bello slow motion. E se non fate slow motion, vi sconsiglio di utilizzare più frame, perché se voi andate da 4K 50 frame, facciamo, anziché 25, inizialmente si vede molto molto dettagliata, ovvio ci sono più immagini al secondo e quindi l'immagine, anche se si muove, molto più dettagliata, ma sono sincero, dà quasi fastidio perché sembra un'immagine non reale. I frame reali, ripeto, sono 25 frame, quello che bastano per registrare tutto. Oltretutto vi dà anche quell'effetto blur, che è un effetto di sfocatura. Ora io muovo la mia mano e vedete che ho addirittura la lente in più impostata a 25 frame, anziché vederla dettagliata vedete proprio questa immagine sfocata. Perché? Perché deve essere reale l'immagine. Anche voi, se muovete l'occhio da una parte all'altra, noterete che le vostre immagini si sfocano, vengono messe a fuoco in un determinato punto. La GoPro invece l'unica pecca che ha è che mette a fuoco tutto. Diciamo che non avete quell'obiettivo tipo le reflex del 50 che mette il soggetto in primo piano e tutto dietro sfocato, che è molto bello per esaltare un animale, ecco, e mette tutto a fuoco, quindi dovete stare molto attenti, perché se dietro avete tanta luce, mettendo tutto a fuoco è capace che voi venite perfettamente definiti e dietro si brucia tutto. Ovviamente io, quando dico occhio occhio occhio, non impostate così, non è che la GoPro è brutta e male, anche perché non le avrei così tante, non le userei tutti i giorni. La GoPro, secondo me, per registrare gli animali è il miglior prodotto, però bisogna saperlo usare, perché se voi comprate la GoPro e la usate a caso impostando 4K perché sapete che è l'Ultra HD e registrate, noterete che in automatico funziona male. Se voi invece andate nel dettagliato, quindi in manuale, e impostate in base alla giornata, in base alla luce di quella stanza,
in base alla luce della vostra teca o dove è messo l'animale, ecco che vi aiuta molto il set, perché il set è praticamente, l'avete ideato per quel momento, quindi ve lo consiglio. Ultima cosa, utilizzate sempre, se possibile, si trovano anche su Amazon a poco, delle luci da interno. Potete avere le luci fredde, le luci calde, che potete posizionare dietro o a fianco la vostra GoPro, come sto facendo io adesso per registrarmi, in modo che io sia ben illuminato sempre in ogni momento dove mi sposto. In realtà io anche all'esterno, ma quello è un discorso a parte, perché ripeto che dedicherò un altro video solo per l'esterno, perché con la luce del sole e le nuvole è un discorso più complesso, e quindi lo dedicherò magari con Brave mentre vola e altri animali esterni, così vedete proprio le differenze. Il discorso è, diciamo che il set è completamente diverso. Adesso andiamo, vi mostro, così vedete le immagini, dei movimenti all'interno di un animale molto lento, come può essere per esempio l'anaconda, che striscia molto lenta e si muove, così vedete nel dettaglio, e uno slow motion anche di Brunilde che mangia, così riuscite anche a vedere la distanza e come mi muovo. Io adesso vi dico quali sono i migliori set. Ovviamente per chi ha la GoPro Hero 9 il migliore set è 5K 25 frame, e se volete usare lo slow motion il 2,7K 100 frame. Io penso che sia quello che basta per registrare e fare un bel video. La stessa cosa sulla 8, semplicemente rimanete a 4K 25 frame. Non scenderei mai sul Full HD, che praticamente è il 1080 o il 720, non scenderei mai, perché ormai è acqua passata, e quindi se riuscite a registrare con un'immagine più grande anche in post produzione riuscite a fare ulteriori cose. Semmai poi dedicherò anche un video sulla post produzione, come diciamo utilizzare al meglio un'immagine che io ho in 5K, ritoccarne i colori, tagliarla, montarla e tutto il resto. Adesso andiamo a vedere la nostra Ella, che la tiriamo fuori e facciamo un po' di immagini senza slow motion dove si muove, e vi faccio vedere al meglio qual è la distanza. Innanzitutto vi spiego subito velocemente, prima di mostrarvela, qual è la distanza giusta. All'incirca 30 cm, 25-30 cm. Se voi avvicinate la GoPro di più, voi otterrete la sfocatura, perché non riesce a mettere a fuoco. Ecco perché io vi sto dicendo la distanza giusta, perché voi dovete rimanere sempre oltre la soglia dei 25-30. Lo vedete comunque anche dallo schermo, perché hanno lo schermo che voi vedete quello che registrate, oltretutto è touch, e vedrete proprio che se vi avvicinate l'animale incomincia a sfocare. Quindi voi dovete sempre rimanere nella distanza giusta, e se usate, faccio un esempio, un 4K o un 5K in caso della GoPro Hero 9, e fate uscire il video in 4K, vuol dire che se voi state vicini 30 cm, mettete tutto a fuoco, quando uscirà in 4K potrete ancora di più zoomare, perché l'immagine è più grossa avendo registrato in 5K. Adesso andiamo, però non vi sto a annoiare, andiamo direttamente da Ella e la faremo girare qua nella nostra stanza. Che vi ho mostrato un po' di immagini di Ella, andiamo subito con uno slow motion in 2,7K 100 frame di Brunilde mentre mangia. Thank you.
animale un po' più particolare, andiamo con l'ultimo, quindi andiamo a vedere delle immagini ravvicinate con una delle nostre migali che vedete qua dietro nella teca. L'andremo a tirare fuori e vi farò vedere delle immagini ravvicinate utilizzando un 5K e facendo uscire il video in 4K, quindi cercando di andarlo a zoomare. Ragazzi, ora che siamo giunti al termine di questo video, spero che vi sia piaciuto, spero che io sia stato al meglio, più chiaro in tutte le descrizioni di come si utilizza e come si filma un animale all'interno. Mi raccomando, non dimenticatevi di iscrivervi al canale, cliccare like e se avete dubbi commentate qua sotto nel video che cercherò di aiutarvi. Soprattutto se voi avete le GoPro e non riuscite ancora a settarla al meglio, chiedetemi, perché ho fatto milioni di prove per ottenere delle immagini, diciamo, stupende, quelle che vedete in ogni nostro video del nostro canale. Quindi ci vediamo alla prossima, dedicando il video invece come si utilizza la GoPro all'esterno. Alla prossima, ciao a tutti.